Molti di voi che hanno guardato i miei ultimi 3-4 video mi hanno scritto delle email, mi hanno scritto dei messaggi sotto i video perché si sono accorti che giro il fotografo per fare fotografia di paesaggi con obiettivi e macchine ad ottica fissa. Quindi adesso sto utilizzando una Leica Q3 come l'ho utilizzata nelle mie ultime due escursioni, ma ho utilizzato prima una Fuji X4. E quindi molti di voi erano curiosi di sapere, ma come fai a trovarti bene con un'ottica fissa, addirittura con 28 mm sulla Leica Q? La maggior parte di chi mi ha scritto mi dice che non ce la fa con un'ottica fissa, si trova meglio con gli obiettivi intercambiabili, la possibilità di passare un grand'angolo, di utilizzare uno zoom bello potente, 70-200 per fare dei dettagli di paesaggio eccetera. Li ho fatti anch'io anche su altre uscite, magari te le linko qui da qualche parte. Ebbene, allora ho deciso di fare questo video dove ti dico quali sono i punti che secondo me danno un significato al girare con un'ottica fissa per fare fotografie di paesaggi, specie nel contesto dove li faccio io, e magari potrebbero aprirti gli occhi o darti degli spunti sui quali ragionare per come è strutturata la tua attrezzatura e quello che fai. Quindi iniziamo con il primo punto. Il primo punto si chiama reimparare a vedere. Lo so, sembra una supercazzola e sono d'accordo con te, messa così in questo concetto sulla fotografia, come che fosse l'ottica fissa che ti fa imparare a vedere. In realtà, vediamola un po' più nello specifico, sono andato giù di mezzo metro sulla neve. Cosa intendo? Che praticamente utilizzando un'ottica fissa sei ovviamente vincolata o vincolato a, appunto alla focale, e lo sai bene se conosci un po' di fotografia che cambiare punto avvicinandoti un po' di più al soggetto, allontanandoti, cambia la prospettiva rispetto a uno zoom. Quindi anche i zoom hanno il loro perché, i loro vantaggi, ne ho già parlato. Però se tu cominci ad essere costretto a utilizzare un'ottica fissa, reimpari a vedere in questo senso. Essendo costretto ad avere quella focale, quindi quando guardi un paesaggio, con il tempo, con la pratica, utilizzando sempre quella focale, capirai già se ci stai dentro, se è troppo largo, se è troppo stretto, se devi avvicinarti. E dopo avvicinandoti cambia la prospettiva, quindi lo sai. Questo qui, di questo punto ne parleremo dopo nella costrizione creativa. Ma ecco dov'è il vantaggio, l'esperienza. Non sei più distratto o distratta dalla possibilità di avere delle varianti pressoché infinite con gli zoom o con altri obiettivi che hai all'interno dello zaino. Quando tu hai la tua ottica fissa, come nel mio caso la Leica Q col 28 mm, ormai io quando guardo un paesaggio so qual è l'inquadratura che ci sta dentro, quanta roba ci sta dentro. Dopo potrò ovviamente croppare un pochino eccetera, ma il concetto è che reincomincio a sviluppare la previsualizzazione, e con il tempo, veramente utilizzando sempre la stessa focale, diventerà assolutamente naturale, non avrai proprio più la distrazione dello zoom. E non è la stessa cosa utilizzare gli zoom, perché quando hai uno zoom, certo sì, l'esperienza, ti abitui eccetera, però avrai sempre la tendenza di fare la foto un po' con lo zoom più grandangolare, un po' più spinto, fai varie tipologie di foto come se non sapessi bene qual è il risultato che vuoi ottenere. Ovviamente questo non è vero in senso assoluto, perché le persone con la pratica e la bravura ovviamente sono brave anche con gli zoom. Però spero di averti messo dentro la nocciolina che ti fa magari ragionare un pochino su quello che ti sto dicendo, sul fatto che ti abitui ad avere una focale unica e lavorare su quella, quindi riesci a vedere meglio la situazione, come si evolverà anche con la luce. Entri, secondo me, magari un po' forzato come termine, un po' più in armonia con il luogo nel quale ti trovi, parlando appunto di utilizzo di ottiche fisse sulla fotografia paesaggistica. Secondo punto, costrizione creativa, ovvero libertà creativa all'interno di limiti ben definiti. Ovviamente questi limiti sono dati dalla focale dell'obiettivo, ma non è solo questo il limite. I limiti sono dati anche da tutte le conseguenze della focale fissa, ovvero il fatto che se tu ti sposti dalla tua posizione cambia la prospettiva, quindi cambia anche il risultato che vai ad ottenere dal punto di vista fotografico. Una cosa che si dice spesso in modo errato è che al posto dello zoom si utilizzano le gambe. È assolutamente una balla questa, una supercazzola. Questa qui è proprio una supercazzola vera, perché quando tu cambi la tua posizione, ti sposti, ti avvicini, cambia la prospettiva, cosa che uno zoom invece non ti
fa cambiare, quindi lo zoom è appunto utile da questo punto di vista, puoi avvicinarti virtualmente al soggetto senza cambiare la prospettiva. Ma appunto, tornando a parlare di costrizione creativa, essere limitati, avere la possibilità di muoversi all'interno dei limiti dati anche dal cambio della prospettiva è molto stimolante dal punto di vista creativo. Noi sappiamo che spostandoci cambierà la prospettiva, cambierà il risultato che otteniamo, quindi siamo un po' spinti a cercare di ottenere un qualcosa di valido con quello che abbiamo a disposizione. E ci collega ovviamente col punto precedente. Questa costrizione creativa ti porta a dover interagire molto di più con l'ambiente, riuscire a far appunto ancora attingere alla pre-visualizzazione per capire cosa succederà se tu ti sposterai là in fondo perché vuoi avvicinarti. E questa è una cosa che migliora il tuo approccio alla fotografia, migliora il tuo bagaglio culturale per quanto riguarda la fotografia. E ripeto ancora una volta, non è che è una cosa che ti dà solo l'obiettivo fisso, diciamo che è una cosa che puoi maturare anche con gli obiettivi zoom, puoi maturare anche con macchine che ti permettono di cambiare gli obiettivi, ma stiamo parlando del perché mi piace utilizzare un'ottica fissa in paesaggio, per tutti questi fattori che appunto mi distaccano dal dover pensare che ho uno zoom e mi concentro di più su quello che ho in quel momento, la scena, come muovermi, che prospettive ottenere, cosa riuscirò a ottenere con la focale che ho a disposizione, e quindi metto in moto un po' i criceti che ho in testa. Altro punto, interazione con l'ambiente, e lo so, l'ho già detto anche negli altri punti precedenti, quindi andrei a ripetermi. Beh, in parte sì, ma voglio fare una specifica. Per interazione con l'ambiente intendo anche che essere limitati nella focale e appunto con la storia che cambia la prospettiva quando ti sposti dal punto nel quale ti trovi, ti porta a essere anche un po' più curioso o curiosa. Vedi un dato punto che magari ritieni interessante dal punto di vista fotografico, però sai già che rispetto a dove ti trovi ora, in quel momento, cambierà la prospettiva. Ed ecco allora che scatta anche un po' di curiosità, di provare, cosa che invece se hai uno zoom tendenzialmente non fai, perché sei nella posizione, fai la foto, credi che con un ingrandimento maggiore la foto renda meglio, fai lo zoom normalmente e fai la foto fine. Difficilmente scatta in te la curiosità di dire ok, vado lì, mi avvicino di più sapendo che cambierà la prospettiva per vedere cosa viene fuori, cosa trovo. E dopo quello diventa anche un bagaglio culturale, perché con il tempo impari appunto a conoscere bene la tua ottica e magari arrivi su un posto, vedi quel punto un po' più distante e sai già, dici già dentro di te, se vado lì la foto riesce meglio. Un'altra cosa che può darti un obiettivo ad ottica fissa è la semplicità. E vabbè, non è semplicità intesa come non cambio obiettivi, ma quanto piuttosto dal punto di vista compositivo, con un'ottica a focale fissa, beh, quello è il suo angolo di campo, quelle sono le cose che riesci a farci star dentro. Se vuoi farne star dentro di più devi allontanarti, cose di cui ti ho già parlato prima. Se ti avvicini perché vuoi renderla un po' più in primo piano, cambia la prospettiva, insomma, tutte le cose si mettono assieme, trovano un punto di incontro, ma indubbiamente la semplicità nella composizione è una caratteristica che si apprende con il tempo utilizzando degli obiettivi ad ottica fissa. Si tende ad essere molto più selettivi, si tende a vedere bene qual è l'elemento chiave nella foto e si lavora con la focale dell'obiettivo per rendere questo elemento la parte portante della foto. Te ne ho parlato anche nel video come si ottiene una buona foto, rivolto ovviamente ai principianti, ma il concetto è sempre quello. E quindi sì, semplicità. Un obiettivo ad ottica fissa mi sta portando, e questo riguarda me ovviamente, ad essere più semplice nella composizione e si va un po' incontro, e dopo qualcuno decide di adottarlo o meno, al concetto del meno è meglio. Qui però lascio ognuno le sue valutazioni, non è una cosa a cui credo io, il meno è meglio. Ci sono certi periodi della mia vita dove credo che questo concetto ci stia, altri un po' meno, ma sì, possiamo dire che forse ricercare la semplicità è caratteristica dell'obiettivo a focale fissa. E adesso il valore aggiunto che mi piace di più, che mi viene dato
da un'ottica fotocamera a focale fissa, la consistenza visiva. Magari questo termine ti risulta nuovo, non lo capisci, ma in realtà nei miei video ti ho parlato tante volte di questa cosa. Tante volte, infatti, se ti ricordi, ti ho detto che quando andiamo a realizzare delle immagini dobbiamo cercare di essere uniformi, uniformi nei formati, non passare da un formato 16 noni a uno quadrato, a uno verticale, orizzontale, cercare di essere uniformi. Fai un progetto con tutte foto in verticale, tutte foto in orizzontale, in 16 noni, formato quadrato, eccetera. E lo stesso vale anche per la post-produzione, ovviamente, ma vale anche per le focali. Fare delle foto riprese con un ultra grandangolare, accompagnate magari da una ripresa molto stretta fatta con un 70-200, eccetera, bisogna avere molto manico per riuscire a metterle assieme e dargli un senso. Se invece vengono messe un po' così, come vengono, perché piacciono, perché ci piacciono, beh, lì perdiamo di consistenza visiva. E questo è un valore aggiunto che dovrebbe avere qualsiasi fotografo. E questo valore aggiunto può dartelo, ti può dare una mano, un'ottica, una fotocamera a focale fissa. Poi, ok, con l'esperienza, con la bravura, ovviamente, non è che i fotografi che non utilizzano gli obiettivi ad ottica fissa non hanno consistenza visiva. Ovviamente lì c'è esperienza. Io ti sto solo dicendo che un valore aggiunto dell'obiettivo fotocamera ad ottica fissa è proprio questa: poterti dare una consistenza visiva senza doverti preoccupare di avere una consistenza visiva, tutto sommato, perché la focale è quella, l'angolo di campo è quello, l'obiettivo reagisce in quel modo, tutte le foto saranno pressoché identiche, anche se vai a fare un leggero crop, però l'angolo di campo nativo era quello dell'obiettivo, come gli elementi all'interno degli spazi si distribuiscono, le linee sono quelle, quindi mantieni comunque una consistenza visiva. E l'ultimo punto, ma in realtà ce ne potrebbero essere anche altri, alcuni magari li potresti individuare tu, sta nella leggerezza e dimensioni. Ovviamente non è un dato assoluto che gli obiettivi a focale fissa, le fotocamere a focale fissa, siano più piccole di una fotocamera con lo zoom, eccetera. Però tendenzialmente abbiamo delle macchine, degli obiettivi più piccolini, più compatti, o hai l'opportunità magari di avere varie tipologie di obiettivi a focale fissa con dimensioni pancake differenti, magari rinunciando a qualche caratteristica. Però è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione, dove? Specie appunto nei giri che faccio io. Per questo infatti all'inizio del video ti parlavo dei motivi per i quali mi trovo bene una fotocamera ad ottica fissa, focale fissa, o una fotocamera come la X4 che permette di cambiare gli obiettivi, ma giravo con un obiettivo a focale fissa per fare escursioni fotografiche paesaggistiche. Perché comunque avere una fotocamera, un kit piccolo, per me è un vantaggio per i giri che faccio, è qualche etto in meno. Per carità, qualcuno giustamente potrebbe dire che non è l'etto, i due etti, il chilo che fa la differenza, è vero, però se posso risparmiarlo preferisco risparmiarlo. E niente, questi sono i punti che ho voluto affrontare un po' anche per dirti il motivo per il quale io mi trovo bene per ora, magari in futuro cambierò. No, non ho venduto gli zoom, quindi se un giorno voglio tornare a Canon ho lì i miei bei zoom che mi aspettano, e chi lo sa, per ora mi trovo bene con fotocamera ad ottica fissa o comunque obiettivo ad ottica fissa per fare la fotografia dei paesaggi. Per questo video è tutto, fammi sapere se ti è piaciuto, se ti è stato utile, se ti ha chiarito un po' le idee, se magari nel tuo caso ti ha convinto a puntare su un'ottica a focale fissa, oppure al contrario, se no, ti ho convinto al contrario, nel senso ti ho dato la conferma che non fa per te un obiettivo ad ottica fissa. Potrebbe essere anche questa un modo di interpretare questo video. L'importante è che torni utile a qualcuno, ad entrambe le tipologie di persone, a chi approva quello che sto facendo e sia a chi non approva. Non c'è il meglio, il giusto, il sbagliato, il peggiore, quello che conta è trovare la soluzione che ti soddisfa di più, che ti rende più semplice fare ed ottenere quello che vuoi ottenere. Per questo video è tutto, ti ringrazio per avermi seguito, metti un like, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, da Alessio.